Eccoci qua, allora siamo in diretta gag, quindi preparate il vostro tappetino, le vostre cavigliere se volete utilizzarle e andiamo a riscaldarci. Potete togliere le scarpe ovviamente in quanto non servono, adesso manterrò la musica un po' alta e poi la abbasserò perché devo sentire un po' il ritmo durante il riscaldamento. Via! Andiamo! Posizioniamoci, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, allunghiamo bene la schiena, rilassiamo le ginocchia, l'abbiamo detto, allunghiamo le spalle, la schiena, apriamo le spalle, ma manteniamo le basse e andiamo a respirare. Vai, uno, due, tre, quattro, l'ultima volta, 5, vai con le spalle indietro, 1, 2, apri bene il petto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da qui vai con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai, flessi il busto e distendi il braccio in alto. 1, 2, cerca di non chiuderti avanti, lascia il petto fuori. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Apri le braccia e vai con le rotazioni del busto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da qui porta le mani sui fianchi e vai avanti e indietro col bacino, vai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, circonduzione, 5 volte a destra, vai, disegna dei cerchi a terra, fallo bene e mobilizza la zona lombare. E cambio dall'altra parte, vai, 1, 2, 3, 4 e 5, da qui divarica le gambe, braccia in avanti e riscalda, dietro, tallone al gluteo, vai, 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 piega bene la gamba dietro. Fai questo movimento per riscaldare i muscoli femorali. Vai, ancora. 4, 3, 2, 1, ginocchia su. Vai, vai. Cerca di salire bene con la gamba. Vai, ancora. Su, su, su. Su, ancora gli ultimi 8 tempi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gamba laterale, apro, 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 vai, le braccia e le gambe fanno lo stesso movimento, identico, vai. Vai, 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 ancora 8 tempi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, andiamo con lo slancio della gamba indietro, vai, vai, controlla bene la tua zona lombare, mentre fai questo, vai, 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 vai,
ultimi 8 tempi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E da qui marcia, divarica le gambe e va giù a toccare a terra. 4, 3, 2, vai a toccare il piede destro e rimani giù con la testa. E cambia. 100, vai a chiudere i piedi e tocca le punte o il pavimento. E pian piano vieni su, prendi la caviglia destra, unisci le ginocchia e tira indietro la gamba così. Dall'altra parte ok, siamo pronti, quindi mettiamo le nostre gambe di cavaliere se le possediamo. Intanto mi spoglio perché comincio ad avere caldo. Allacciamo bene le cinture, andiamo ad abbassare un pochino la musica. Ok, e andiamo ad eseguire i nostri esercizi. Il timer number 2 è pronto. Ok, da qui. Ah, scusate, sbagliato. Dobbiamo cominciare in piedi. Ok, allora cominciamo con uno squat un po' diverso. Da qui apriamo bene le spalle, spingiamo il bacino indietro. Al ritorno dobbiamo portare il piede verso l'interno così da far lavorare i nostri adduttori, alternando destra e sinistra. Via, uno, e spingo all'interno, due, tre, così, forza, non è il ginocchio che va soltanto su ma è la spinta del piede verso l'interno, come se volessi fare l'esercizio per toccare la caviglia, no? Quello che facciamo durante il riscaldamento del total. Vai, questo. Cerca di spingere al massimo il piede verso l'interno e stop. Ok, adesso andiamo con gli affondi, portiamo la gamba indietro e da qui andiamo giù e poi tallone verso il gluteo. Pronti? 2, 1, via. Apro bene le spalle e faccio una spinta verticale. Vedete che le gambe si piegano tutte e due insieme. Se non riesco ad andare con il ginocchio verso terra, diciamo a terra più che verso terra, lo faccio un po' più piccolo l'affondo, non c'è bisogno di andare fino a giù. Il tallone sempre, il tallone posteriore è sempre sollevato, vedete che poggio subito la punta e il tallone mai. Ok, quindi lavoro con tutta la gamba. E in questo movimento vado a rinforzare i bicipiti, i femorali, i muscoli femorali. 3, 2, 1 e stop, recupera e vai di nuovo con lo squat. Quindi faccio questo e porto il piede verso l'interno. Pronti? 2, 1, via. Vai.
posso anche toccare la caviglia così mi rendo conto della direzione. 3, 4, 5, apri le spalle, mi raccomando non flettere la schiena in avanti, prima di tutto spingi dietro il bacino e senti tutto il carico sulle gambe. Vai. Ottimo. Appena scendo con il piede, vado in squat. Appena salgo, vado con il piede verso l'interno. E l'ultimo. Stop. Andiamo in affondo frontale. Quindi da qui porto poi il piede, il tallone verso il gluteo. Apriamo bene le spalle. Controlliamo anche l'addome e via. 1 e salgo. 2 e salgo. 3. Vedete che il ginocchio anteriore non supera la linea del piede, eh? 90, vado a incrociare dietro e distendo la gamba, via, incrocio e distendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un piccolo incrocio e poi cerco di distendere bene la gamba in alto, il tallone punta verso il soffitto, vai, 15 secondi e poi si cambia, vai, 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 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera. Adesso vai a distendere la gamba, sali, stessa cosa, incrocia dietro e poi ritorna su. Pronti? 3, 2, 1, via. Incrocio e salgo. Incrocio e salgo. Vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, trova il tuo ritmo con o senza caviglie, forza e cerca di non mollare, mai mai mai, devi arrivare fino alla fine, vai, incrocio e su, incrocio e su, incrocio e su, forza, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, ok, andiamo adesso sul lato destro, ci mettiamo in questa posizione, andiamo a chiudere il ginocchio, ad aprirlo e a distendere la gamba in alto, sui piedi, via, sui piedi e unisco le ginocchia, 2, 3, la gamba che sta avanti è poggiata a terra, eh? Il ginocchio diciamo che sta avanti, che sta più vicino al pavimento, è poggiato a terra, vai, 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 forza, sali e scendi così, ottimo. 10 secondi, che ci siamo, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, la gamba che sta sotto rimane poggiata, la gamba che sta sopra rimane su e diamo dei calci degli avanti mantenendo la gamba in alto. Via! Cerchiamo di lavorare sempre sulla stessa linea e non abbassiamo la gamba. Linea, anca, ginocchio, caviglia, sempre perfetta. Vai, salutiamo il lavoro qui, di questa zona dei nostri abduttori. Vai, vai, respira. Diamo più calci in questi 50 secondi di lavoro. Il pallone ritorna sempre al gluteo e poi distendiamo. Forza. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Da qui poggiamoci subito sul gomito, apriamo bene il petto, gamba laterale, piede in flex, cerco di spingere in alto il più possibile. 3, 2, 1, via, sali, scendi, sali, scendi. La punta del piede, vedete che si trova in posizione laterale. Mi raccomando, non portatela verso l'alto, altrimenti il muscolo che si attiva non è più, diciamo, i muscoli che si attivano non sono più gli adduttori soltanto, diciamo in particolar modo, ma è il quadricipite poi che lavora di più, quindi adesso noi stiamo andando a lavorare sugli adduttori, punta laterale. Vai, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera da qui, fermati a metà strada con la gamba e vai avanti e indietro, ok? Senza ovviamente mai poggiare la gamba a terra, senza rilassare mai la gamba. Via, vai avanti e indietro. Ovviamente dobbiamo fare dei piccoli movimenti, non dobbiamo andare chissà dove, anche perché il bacino deve rimanere fermo, non dobbiamo dondolare a destra e a sinistra. Quindi dei piccoli movimenti avanti e indietro, così. Vai, 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 ritorna sempre verso l'altra gamba, eh? Fallo bene e fallo completo il movimento. 15 secondi, dai, manca poco. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Ok, andiamo velocemente dall'altra parte, cominciamo con il primo esercizio, gomiti a terra, andiamo con la gamba 90 su, incrocio e distendo. Pronti, 2, 1, via, o, su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, su, 6, su, 7, su, 8, su, 9, su, 10, su, vai. Così, mantieni il ritmo. Adesso siamo più caldi, quindi i nostri muscoli rispondono alle nostre chiamate. Vai, 15 secondi, ci siamo. Vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e recupera. Adesso andiamo con la gamba distesa a fare lo stesso, quindi incrocio dietro e distendo di nuovo verso l'alto. Prepariamoci, 4, 3, 2, 1, via, vai, su, vai, su, vai, su, vai, su. Mantieni questo ritmo un po' più veloce rispetto a prima, ok? Cerchiamo di dare un pochino di più, vai,
giù, su, incrocio e ritorno, vai, hop, su, ombelico sempre risucchiato, attenzione a non inarcare la zona lombare, vai, solo 15 secondi ci mancano, vai, giù, su, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Andiamo sul lato destro e lavoriamo con gli abduttori sinistri, quindi gli abduttori della zona sinistra. Ok, in questa posizione andiamo a chiudere, aprire e distendere. Vai. O, due, tre, qua. Sono quattro movimenti, scanditeli bene. Cercate di fare tutto il movimento completo. Uno, due, tre e giù. 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 Forza, su. Apri bene con il ginocchio verso l'alto. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Recupera. E adesso la gamba che sta sotto rimane piegata. Quella che sta sopra si distende e si piega. Diamo un bel calcio avanti con il piede a martello. Pronti? Via. O, vai. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, avanti e indietro, tallone torna al gluteo e poi va, ritorna avanti, vai, respira, dai che stiamo per concludere il nostro circuito per gambe e glutei, vai, dove abbiamo lavorato su tutta la gamba, quindi su quadricipiti, sui bicipite femorale, quindi sui femorali in generale, sugli adduttori, gambe e gluteo, e stop, andiamo in questa posizione adesso, gamba laterale, non avanti, ma laterale, posizione laterale, salgo il più possibile e scendo, via, punta laterale, anche questa, vai, dai che ci siamo, su, giù, 20 secondi, hop, vai, forza, siamo allenatissimi con le nostre gambe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera, e andiamo adesso in questa posizione sempre a metà strada avanti e indietro, pronti, 2, 1, via, avanti, indietro, avanti, indietro, avanti, indietro, vai, ancora, avanti, indietro, avanti, indietro. Resisti, fai questo piccolo movimento, non lo dobbiamo portare per forza fino là, vai, fino in posizione frontale, vai, 15 secondi ci siamo, vai, benissimo, si sente il lavoro, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, ok,
possiamo mantenere le caviglie oppure togliere per il nostro lavoro sull'addome. Andiamo a bere un sorso d'acqua e ci ritroviamo qui fra 30 secondi per lavorare sul nostro addome. Ok, abbasso un altro pochino la musica e andiamo a lavorare sull'addome, quindi mi posiziono di modo che voi possiate vedere meglio. Allora, cominciamo con il primo esercizio e andiamo, vediamo un po'. Non lo so perché oggi mi vedo un po' a scatti, non so se è una mia impressione. Comunque, allora andiamo a fare il crunch 4 tempi, quindi 2 tempi a salire e 2 tempi a scendere. Voglio vedere tutti e 4 i tempi fatti bene. Mani dietro la nuca, apro bene i gomiti, sul mento è 1, 2, 3 e giù, via. 1, 2, 3 e giù, 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 forza, cerchiamo di spingere bene al secondo tempo e controlliamo sempre la zona addominale, vai, hop e giù. 1, 2, hop e giù, 1, 2, hop e giù, 1, 2, hop e gli ultimi secondi, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, perfetto. Adesso andiamo con le flessioni laterali, quindi da qui saliamo su, chiudiamo il mento, portiamo le braccia distese e andiamo a toccare una caviglia alla volta, via, 1. Se non riuscite a fare questo potete anche lasciare le mani dietro la nuca e flettere il busto a destra e a sinistra, se vi fa male troppo il collo, poi un pochino di tensione è normale, però la cosa che dobbiamo sentire di più ovviamente è l'addome. Vai, vai, fai una bella flessione laterale, eh? Espira, vai, gli ultimi 15 secondi, forza, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recuperate un attimino. Devo fare una cosa, ok. Allora andiamo adesso a fare di nuovo 4 tempi, questa volta crunch con le gambe a 90. Andiamo, 1, stacco le spalle da terra, 2, chiudo i gomiti alle ginocchia, 3, riapro i gomiti, 4, scendo, via, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e giù, 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 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, forza, spingi, 4, 3, 2, 1, stop e recupera, perfetto. Adesso andiamo con le torsioni, quindi da qui facciamo questo, da questa posizione andiamo
a destra e andiamo con il gomito verso il ginocchio, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cerca di toccare sempre giù a terra con il gomito ogni volta, con il gomito ovviamente sinistro che va verso il ginocchio. Vai, 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 10 secondi soltanto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, recupera e adesso andiamo con le gambe in alto, le divaricchiamo e da qui facciamo questo, crunch, tocco una caviglia e ritorno e poi cambio, tocco l'altra. Vai, mantenendo questa posizione, vai, 4 e ritorno, 5 e ritorno, 6 e ritorno, 7 e ritorno, 8 e ritorno, vai, 9, 10, potete anche piegare un pochino le ginocchia ovviamente, vai, cerca di spingere con la spalla su e arriva dove riesci, anche alla punta del piede se riesci a salire di più, vai, 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 ancora, ultimo e stop, recupera e da qui piega le gambe a 90, porta le braccia a terra e adesso spingi il bacino in alto e poi ritorna giù senza appoggiare i piedi a terra, sono delle piccole spinte del bacino in alto, vai, cerca di rotolare sia all'andata che al ritorno e porta le ginocchia verso il petto, vai, non spingere con le braccia ma utilizza l'addome e respira, forza, questo è un esercizio che sembra molto semplice ma in realtà tanta gente ha difficoltà ad eseguirlo, quindi rinforziamo un pochino il movimento e quindi l'addome anche in questo esercizio, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera. Ok, adesso andiamo a vedere gli ultimi due esercizi, da qui vado su in crunch, tocco le ginocchia, tocco le caviglie, tocco le ginocchia e ritorno, sono 3 tocchi, 3 secondi, via, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e giù, vai, chiudi il mento e rimani, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3, sono 15 secondi, 1, 2, 3, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop, perfetto, ultimo esercizio che andiamo a vedere, andiamo con le ginocchia a 90, con le gambe a 90, su le spalle e andiamo in bicicletta o avanti o verso l'alto, via, vai, questo qui ovviamente con le caviglie si sente parecchio, ma noi ci dobbiamo concentrare sull'addome, quindi sulla salita delle spalle, stacchiamoli bene dal pavimento, forza, andiamo ad aprire bene i gomiti, il mento su, vai, 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 20 secondi, respira, op, 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 15 secondi,
così, così, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, perfetto, ricominciamo da capo, quindi andiamo con i nostri crunch 4 tempi, ricordate quali sono, abbiamo fatto tutti gli esercizi oggi per ripeterli nuovamente. Crunch, vai, sono due tempi a salire e due a scendere, forza, vai, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3, facciamoli tutti meglio, 1, 2, 3, senti l'addome attivo, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, scendo, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, gli ultimi, 1, 2, 3 e giù. Adesso andiamo in flessione laterale mantenendo le spalle in alto, quindi mani dietro la nuca, andiamo su con le spalle e andiamo a toccare o andiamo a flettere il busto oppure braccia distese, tocchiamo una caviglia alla volta, chiudiamo bene il mento in entrambi i casi, vai, 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 respira, forza, così, op, 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 dai che ci siamo, stiamo per concludere anche il nostro circuito addome, dobbiamo ripetere solo un'altra volta tutti i nostri esercizi, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, recupera. Ok, adesso andiamo con le gambe a 90, andiamo in 4 tempi, saliamo in crunch, chiudiamo i gomiti alle ginocchia, ritorniamo in apertura dei gomiti e poi scendiamo giù, pronti? Via, 1, 2, 3 e giù, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3 e scendo, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, forza, 15 secondi, 1, 2, 3, giù, solo 10 secondi, fammi vedere tutti e quattro i movimenti, vai, giù, 1, 2, 3 e giù, recupera. Adesso andiamo in torsione solo sinistra, quindi portiamo il gomito destro al ginocchio sinistro incrociandolo e poi lo riportiamo a terra, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai, vai, spingi bene con la spalla su, ancora 20 secondi, vai, 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 forza, solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop, recupera. Ok, adesso andiamo con le gambe su e andiamo a divaricarle, mani dietro la nuca, andremo a fare un tocco alla caviglia destra e un tocco alla caviglia sinistra, via, 1, 2, 3, 4, mantieni le spalle su, 5, 6, 7,
8, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dai che sono gli ultimi 3 secondi e stop, recupera. Adesso andiamo con le spinte in alto, quindi gambe a 90, andiamo a portare il bacino su e poi scendiamo piano piano, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai su e giù, spingi, porta le ginocchia verso il petto e poi ritorna. Ultimi 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 e giù, rilassa. Ok, andiamo adesso con gli ultimi due esercizi, quindi mani dietro la nuca, andiamo su in crunch, tocco ginocchia, tocco caviglie, tocco ginocchia e ritorno, via, 1, 2, 3, scendo, 1, chiudi bene il mento quando sali, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, giù, 1, 2, 3, vai, 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 1, 2, 3 e stop, ok, andiamo con l'ultimo esercizio, gambe a 90 di nuovo e andiamo in bicicletta senza rotazione del busto, quindi manteniamo le spalle su, mani dietro la nuca e via, 1, ok, possiamo distendere le gambe avanti o leggermente più in alto per consentire alla schiena di non inarcarsi, vai, vai, facciamo quest'ultimo sprint, e abbiamo finito, 50 secondi finali, respira così, 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 vai, 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 gli ultimi secondi, forza, coraggio, questi sono anche lavori, vedete, per le gambe, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1, stop. Possiamo togliere le caviglie e ci dedichiamo un attimo all'allungamento. Stamattina abbiamo fatto 30 minuti di stretching. Bellissimi. Cercate di farle anche voi, soprattutto se vi allenate in queste discipline, gag, total body, avete bisogno di allungamento muscolare. Ok, rilassiamoci a terra. Allunghiamo bene l'addome, che ha appena lavorato, quindi distendiamolo. E respiriamo profondamente. E da qui andiamo a prendere le gambe al petto, allunghiamo la zona lombare, e
poi distendiamo le gambe su e facciamo dei movimenti di flesso estensione della caviglia, quindi punta, tallone. Quindi varichiamo le gambe, portiamo le mani al centro ed effettuiamo una spinta verso l'esterno. Da qui portiamo le mani dietro le ginocchia e saliamo su, distendiamo le gambe in avanti, andiamo su con le braccia, cerchiamo di allungarci al massimo facendo 3 respiri profondi, 1, appiattiamo bene la schiena, 2 e l'ultima volta, 3, andiamo ad allungarci e cerchiamo di arrivare o alle caviglie o alle punte o dove riusciamo in flessione anteriore del busto. E ritorniamo su, da qui divarichiamo le gambe. Andiamo con le mani a terra, apriamo bene le spalle, appiattiamo la schiena, cerchiamo di mantenere il dorso bello appiattito e da qui senza fare gobbetta cerchiamo di arrivare avanti con le mani senza fare la gobbetta, ok? Ma mantenendo le spalle in apertura e lavoriamo un pochino sulla postura. Respira, fai questi 3 grandi respiri. E ritorna, ok, puoi andare con le ginocchia a terra e in piedi, sui piedi e poi srotolare la schiena verso l'alto, piano piano, da qui prendiamo aria e giù, rilassiamo le braccia, le spalle e stop, e anche questa settimana è andata, abbiamo finito i nostri allenamenti, quindi ci vediamo ovviamente lunedì, a partire da lunedì con tutte le nostre dirette e ci saranno delle variazioni nella prossima settimana, poi vi invierò ovviamente la tabella di marcia e grazie a tutti per la partecipazione e buon weekend. Ciao!